RKO Radio. RKO Radio Kismet Opera e Circus in diretta da Porta Napoli, Mercato Nuovo, con una graditissima presenza. Samuel, benvenuto, anzi ben ritornato a Taranto, benvenuto a Porta Napoli, benvenuto a Mercato Nuovo, benvenuto su RKO e su Circus. Innanzitutto, come stai? Bene, bene, grazie. E quando vengo qua sto sempre meglio, non so perché, però sarà il poi in questo momento qua di autunno, in cui su da noi si gira già col maglione, qua si può stare ancora in maglietta, c'è questa reminiscenza estiva che ti mette sempre bene, diciamo. Fa piacere. È doveroso chiederti come hai passato questo periodo, forse il più tragico per la nostra generazione per quanto riguarda la musica, la cultura, gli spettacoli live, sperando di esserci lasciati definitivamente alle spalle questo periodo. Ma è stato ovviamente un periodo molto molto particolare per tutti. Io sono una persona che tende alla reazione positiva in qualsiasi problema si trova sul proprio cammino, e quindi ho già dal primissimo lockdown, quel marzo di 2 anni fa, in cui increduli tutti quanti siamo trovati carcerati nelle nostre case, a me è successo qualcosa, è scattata una molla per cui dovevo reagire. E generalmente un artista, un musicista, uno che usa la creatività per lavorare, quando deve reagire reagisce con la creatività, e quindi mi è venuto fuori un disco che ho realizzato proprio durante la pandemia, che ho suonato, perché poi l'altro anno in estate ero già andato, ero una delle poche tournée che aveva già girato per l'Italia, ho fatto uscire i singoli durante il secondo lockdown, e quindi diciamo che questo periodo così assurdo e così allucinante è un periodo a cui comunque sono affezionato, anche perché ha visto i natali del mio secondo album. Perfetto. Io vorrei metterti ancora di più a tuo agio, non è che tu ne abbia bisogno, parlando un po' di Torino, perché ci sono dei legami che ci possono mettere a contatto tra Taranto e Torino. Una è una questione mia personale, familiare, perché c'è un ramo collaterale della mia famiglia che è sparso un po' nella provincia di Torino, Arduino. Io ho anche scoperto che c'è un palazzotto Arduino a Torino che si dice abbia dato i natali o comunque abbia ospitato Macario, che è un personaggio famoso. Ma soprattutto perché sono sicuro che da Torino quest'estate sia partita una nuova stagione della musica live in Italia, con l'edizione 2021 di Two Days Festival, con un parterre incredibile, eccezionale, di artisti nazionali e internazionali. Questo te lo chiedo anche per capire quali sono i tuoi ascolti in questo momento, perché su RKO e su Circus facciamo molta attenzione alle uscite discografiche del momento, e soprattutto cerchiamo di spingere il consumo della musica analogica, perché riteniamo che tenere in mano un CD, un vinile, sia un'esperienza tutt'altro rispetto, insomma, all'esperienza dell'ascolto della musica digitale. Ma guarda, in questo momento io ho fatto degli ascolti stranissimi, perché mi è stata commissionata proprio quest'estate in cui ho fatto la tournée con Subsonica e la tournée da solo, per non farmi mancare nulla mi è stata commissionata una colonna sonora, e c'erano necessità orchestrali di un certo tipo, quindi ho ascoltato tantissima musica classica. Questo è stato negli ultimi 4 mesi, ho veramente dato il giro a tutto quello che riguarda proprio la musica orchestrale, l'ho vissuta molto. Mi sono un po' perso delle alcune cose, però diciamo che l'elettronica, la techno è un po' il luogo in cui, quando devo andare a riscoprire o a scoprire cose nuove, mi ci butto. La comfort zone, come si dice. Sì, è il luogo che amo, l'elettronica è il linguaggio che ho scelto io da solo, ma anche con i Subsonica già negli anni 90, per raccontare il nostro mondo, e quindi un po' quello è il mondo. Però ultimamente, come ti dicevo, mi sono concentrato molto su Mozart, Bach, Beethoven, anche Verdi. E poi in Torino, Spazio 211, che insomma, per gli amici di Taranto, della Puglia, che non conoscono, è un tentativo importante di riconversione, di rivalutazione di un'area della città periferica, con tutta una serie di problemi, un po' come sta accadendo qui a Taranto, a Porta Napoli, con il coraggio, l'intraprendenza degli amici di Mercato Nuovo, che hanno semplicemente, alzando una saracinesca, accendendo dei riflettori, accendendo delle casse, cercato di riconvertire una zona in maniera molto più efficace di quanto può fare, permettimelo, la politica, con le parole, con le chiacchiere. Questo era l'altro legame.
Beh, hai azzeccato i due legami più belli fondamentalmente. Noi torinesi siamo un ibrido di tutta l'Italia, perché io per esempio metà della mia famiglia è siciliana, non troverai un torinese che è piemontese al 100%, siamo tutti mischiati. Quindi il legame del sud con Torino è molto molto forte ed evidente, si sente anche proprio nel nostro modo di parlare. I luoghi, gli spazi che combattono contro l'emarginazione delle periferie, sono i luoghi che io da sempre ho frequentato, ho vissuto. Io arrivo da una periferia proprio, io sono nato e cresciuto proprio dietro lo spazio, la mia scuola, io ho fatto le medie proprio a fianco allo spazio di 111, quindi è un luogo che ho vissuto, in cui sono cresciuto, ho visto accadere le storie che poi racconto fondamentalmente, quindi è un luogo a cui sono molto molto affezionato. Loro hanno fatto un percorso di ricerca di realtà musicali che a quel costo possano, come dire, gravitare in quel luogo, facendo dei calendari, dei palinsesti veramente sempre molto interessanti, e come dicevi tu combattono contro l'incuria culturale delle periferie, ed è l'arma migliore per rendere una città viva e vera. Torino negli anni 90 ha fatto esattamente questo ed è diventata la Torino che poi negli anni 2000 ha portato, è stata d'esempio per molte altre città, poi si è fermata un pochino e adesso ci toccherà un po' ricominciare, rimboccarci le maniche, ricominciare, però il meccanismo è quello. Una curiosità, diciamo, da grande consumatore di musica, ma non da musicista, quanto è importante, e qui insomma facciamo uno spot nei confronti della tua carriera later di Subsonic, quindi con Motel Connection, ma anche la carriera solista, quindi anche riferimento a quello che porterai stasera qui sul palco a Porta Napoli. Dicevo, quanto è importante la carriera solista per una band longeva come Subsonic? Io la vedo la carriera solista di alcuni membri di una band con così tanta importanza, curriculum alle spalle, avete suonato praticamente ovunque, ai fini, diciamo, di creare quasi una valvola di sfogo rispetto alle inevitabili frizioni, nervosismo che, voglio dire, la convivenza tra virgolette forzata sia in studio che sul palco può creare. Un esempio su tutti, il primo che mi viene in mente, penso non so, a Depeche Mode con la carriera solista di Dave Gunn e di Martin Gore, che, voglio dire, come loro più spesso hanno detto, li ha salvati da un inevitabile scioglimento, da una inevitabile crisi che ci sarebbe stata dopo quasi 40 anni più di 40 anni di attività. Beh, in una band in cui non c'è una mente e altre braccia, ma ci sono cinque menti, riuscire a stare insieme è complicatissimo, perché ovviamente ci si scontra proprio, ognuno ha la propria idea, ognuno ha il proprio viaggio, ognuno è convinto che quello che è in testa sia la cosa giusta. Generalmente l'ego artistico è quello, ma non ci fosse quell'ego artistico non ci sarebbe la band fondamentalmente. Quindi i Subsonica sono un gruppo creativo ad altissima difficoltà di gestione, perché siamo tutti molto presenti con la propria creatività, e quindi avere queste oasi di libertà creativa diventa fondamentale, proprio perché ti lasci andare tutto quello, non ti tieni dentro niente fondamentalmente. Alla fine di ogni progetto di Subsonica ognuno di noi parte per un proprio percorso personale che sfoga tutta la propria creatività repressa, ovviamente, e quando torniamo insieme generalmente siamo molto più equilibrati, molto più predisposti ad accettare l'idea dell'altro fondamentalmente. È però, ripeto, sempre molto molto complicato, molto difficile riuscire sempre di più, perché poi invecchiando si diventa più rigidi, ci si allontana sempre di più, perché poi quando nasci, quando ti metti insieme, io avevo 23 anni, Davide Busta ne aveva 2 in meno di me, Max ne aveva 8 in più di me, però vivevamo nella stessa casa, ci scambiamo i vestiti, quel famoso piumino smanicato che ha fatto storia. Esatto, vivevamo nello stesso posto, ascoltavamo la stessa musica, uscivamo tutte le sere insieme, e poi nel tempo ognuno ha fatto famiglia, ha preso un percorso diverso, ha iniziato ad ascoltare musica diversa, si è cresciuto tutti quanti in maniera diversa, e quindi diventa sempre molto più complicato mettersi insieme, ogni disco è sempre più difficile. Questa libertà che ci concediamo tra un disco e l'altro serve proprio a quello, per arrivare ad essere un po' più predisposti agli altri.
Ok, visto insomma che abbiamo toccato questioni serie, insomma, un attimo di leggerezza, così poi ti lascio ad andare sul palco a provare con gli altri della band, che mi serve anche per un saluto a due persone che ho conosciuto proprio quest'estate in occasione del Today's Festival 2021. Le cose belle che ci sono rimaste, anche queste degli spettacoli live, cioè di incontrare gente di altre città e di creare relazioni. E loro mi hanno parlato molto bene di un bar che conosci molto bene, Bar Zotto alla Gran Madre, con dei grandi cocktail. Quindi questo è così, era uno scherzo, un'occasione per salutare Fabrizio e Andrea, che hanno gradito molto questi cocktail. Io ti ringrazio per la disponibilità e per la cortesia. Ti posso dire un bocca al lupo per lo spettacolo di questa sera. Viva il lupo, grazie a voi per l'ospitalità. È stato bello arrivare qua e per la prima volta da 2 anni entrare in un club, cosa che ci siamo guardati anche quei ragazzi che suonano con me, ci siamo detti: ma da quant'è che non entravamo in un club per fare un concerto? E ci siamo detti 2 anni praticamente, anzi forse qualcosa di più. Quindi questa sera succede una cosa per la prima volta dopo questa pandemia e ci dà molta speranza nel futuro. Grazie a tutti, ciao da Maurizio Mottola, RKO, Radio Kismet, Opera e Circus. Ciao Samuel, grazie ancora. Ciao a tutti. Che non mi importa di stare solo, voglio dividere la notte con te, e quando pensi di andare a dormire, ricominciamo a saltare. RKO Radio.